Siamo all'interno del Museo degli Strumenti Musicali dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Una collezione particolarmente ricca di liuteria d'arco, oltre che liuteria a pizzico. Si può dividere in quattro nuclei principali, il cosiddetto fondo antico. Quella quindi è la collezione, diciamo, nata fra la fine dell'Ottocento e il primo ventennio del Novecento. Poi il lascito importante della regina Margherita di Savoia, alcuni strumenti che provengono dai concorsi nazionali di liuteria. L'ultimo nucleo importante è quello che viene dalla donazione di Gioacchino Pasqualini e poi anche tutti questi strumenti a pizzico, molti dei quali sempre dalla collezione della regina Margherita. Fra questi mandolini ce n'è uno molto importante che è il primo strumento conosciuto ed è del 1723. David Teckler era un importante esponente della comunità di liutai tedeschi attivi a Roma nel Settecento, aveva la bottega a Via dei Leutari, la viola di David Teckler, che è il più tardo strumento invece che conosciamo di lui. Vicino alla Teckler c'è lo strumento più importante della collezione, che è il toscano. Lo Stradivari detto il Toscano del 1690, che è appunto l'unico dei due violini superstite del quintetto Mediceo. È uno degli Stradivari più noti, che fu donato insieme agli altri strumenti del quintetto dal Marchese Ariberti al Gran Principe Ferdinando di Toscana, il figlio di Cosimo III. Ne abbiamo notizia da vari documenti, fra cui una lettera piuttosto nota di Ariberti a Stradivari stesso, in cui si racconta l'entusiasmo con cui questi strumenti furono accolti dal Gran Principe Ferdinando. Questa serie di strumenti di cui il nostro violino toscano del 1690 fece parte furono commissionati dal marchese Bartolomeo Ariberti ad Antonio Stradivari qualche anno prima e destinati alla corte di Ferdinando de' Medici. La sua corte, ecco, si propone come un punto di aggiornamento delle arti, e non solo figurative ma anche musicali, essendo il nostro Ferdinando un valente cembalista e violoncellista perfino. Gli strumenti di Stradivari, da quanto ne sappiamo, vennero fin da subito utilizzati all'interno della corte, tanto è vero che Stradivari eseguì per primi i due violini e il violoncello di questo quintetto. La corte di Firenze accolse gli strumenti con grandissima soddisfazione e dopo questa prima commissione il marchese Ariberti scrive a Stradivari una lettera molto famosa di cui si è conservata copia, chiedendogli appunto di completare il quintetto con le due viole, una viola contralto e una viola tenore. E tra l'altro, a proposito di strumenti ad arco, il Gran Principe Ferdinando incoraggiò molto le ricerche sulle corde filate, che sostituirono sostanzialmente le grosse corde di budello che venivano usate fino alla fine del Seicento e con una maggiore resa nei suoni bassi. Sappiamo tutto questo da delle grandi tele di Domenico Gabbiani che ci hanno tramandato l'immagine di Ferdinando con i suoi musici, con gli strumenti della corte. È una specie di compendio della bellezza. In genere poi si tende a creare un suono, ma qui anche se... è bellissimo sempre. Antonio Stradivari ha avuto una vita operosissima, è morto nel 1737 a Cremona avendo superato ampiamente i 90 anni e questo violino, costruito nel 1690, appartiene ancora a quello che si considera una fase giovanile, anche se ormai l'Antonio nel 1690 ha circa 45 anni. È un artigiano ormai di grande esperienza e che sta
affermando il suo nome non solo nell'ambiente dei musicisti, ma soprattutto anche in ambito aristocratico, con alcune committenze che saranno importanti per la sua carriera. Per questa commissione Stradivari cambiò in un certo senso l'approccio che aveva precedentemente avuto e che negli anni 80 e 70 del 600 l'aveva portato a creare una serie di strumenti intarsiati e decorati di grandissimo pregio, e quindi strumenti che erano innanzitutto pensati per stupire l'osservatore da un punto di vista estetico. E se guardiamo la lunga carriera di Antonio Stradivari, possiamo dire che ha avuto diverse fasi. Diciamo che nel suo sviluppo ci sono sempre questa costante attitudine anche a mettere in discussione se stesso. E trovo che sia questa una delle qualità più affascinanti nel lavoro di Stradivari, questa costante attitudine al rinnovamento, a mettere in discussione le proprie idee e ad arrivare ottuagenario e oltre, ad avere ancora una grandissima forza creativa. Il fatto che è uno strumento vivo, che sta continuando a vivere, e sembra quasi che le fibre del legno abbiano ancora molta vita da dare. Il legno scelto per la costruzione di questo piccolo gruppo di strumenti è di eccellente qualità. Vediamo una tavola con una vena molto fine, regolarmente disposta, è un fondo unico in acero di grande impatto visivo, con questa bella marezzatura stretta e profonda. È un violino molto tattile questo, in cui ci sono una serie di elementi che portano proprio a questa irresistibile tentazione di toccare. Per esempio la sguscia, che ha terminato il lavoro di finitura del bordo, anche questa delicata, stretta, con una buona profondità, e soprattutto queste punte, con una curva superiore piuttosto forte e con bombature piuttosto alte. Qui ancora vediamo un certo debito verso la scuola di Nicola Amati, anche se poi, se osserviamo con attenzione il raccordo, il modo in cui sono state scolpite, il loro digradare verso il bordo, ha già un'area piuttosto diversa. Quindi Stradivari sta cercando comunque di tenere una bombatura un pochino più piena, un pochino che possa sostenere meglio evidentemente il lavoro acustico dello strumento. Questo lo vediamo sia sulla tavola che sul fondo anche. E comunque sono strumenti che poi hanno avuto un grande successo a partire dalla fine del Settecento, perché prima il concetto del suono violinistico era un pochettino più scuro, un pochettino più rotondo. Poi nasce questo mito della voce cristallina e la voce sopranile, e questi strumenti diventano i grandi strumenti. Trovo che però per tenerezza, per delicatezza e per spessore va benissimo anche nel repertorio. Adesso abbiamo fatto la ciaccona di Bieber, questo organo, no? che è continuo, le doppie corde, la facilità. Thank you.
i fratelli Hill, in un delizioso opuscolo compilato quasi in fondo per i 200 anni dalla costruzione del violino toscano, quindi nel 1891, descrissero il lavoro di Stradivari usando un termine che rende perfettamente l'idea di quello che è stata un po' l'attitudine di quest'uomo. Loro parlano, ecco, di un certo talento, una tecnica microscopica nel definire e rifinire certi particolari costruttivi del violino. Oggi guardiamo il violino toscano del 1690 di Stradivari, leggermente alterato nel suo aspetto. Se vogliamo vedere l'esatto corrispettivo di come questo violino dovesse essere apparecchiato, ecco, bisogna recarsi a Firenze, alla Galleria dell'Accademia, dove c'è la sua sorella, diciamo, questa bella viola tenore con questa misura, con queste dimensioni imponenti, che ancora porta tutto il corredo autografo di Antonio Stradivari. Invece gli altri tre strumenti del quintetto furono dispersi sullo scorcio del XVIII secolo, appunto perché era questo il momento in cui si comprendeva il valore, che si traduceva quindi anche in un valore economico, degli strumenti di Antonio Stradivari. E quindi i violini e le viole di Antonio Stradivari iniziavano a essere molto ricercati in tutte le parti d'Europa, in Francia e in Inghilterra specialmente, e molti di questi furono in qualche modo sottratti ai legittimi proprietari, come appunto il caso del Toscano, e venduti all'estero. Dalla corte medicea questo strumento uscirà nel 1794, lo sappiamo da un altro documento, sappiamo che Felice Mosel, all'epoca primo violino musicista di corte, vende lo strumento a David Kerr, un collezionista inglese, che lo comprerà, sarà il primo acquirente, e lo strumento lascia l'Italia. Lo strumento passa per tante mani, sappiamo che tra l'altro per una cinquantina d'anni non è neanche suonato, fino a che ricompare nella bottega di Villaume a metà dell'Ottocento, e Villaume lo vende a un altro collezionista. Il violino passa ancora di mano in mano per circa una settantina, ottantina d'anni, fino a che arriva alla Gioconda De Vito, grande violinista, accademica di Santa Cecilia, e l'Accademia finalmente appoggia questo interesse della Gioconda De Vito, e da quell'epoca il violino toscano è rimasto di proprietà dell'Accademia, è stato suonato prima da Gioconda De Vito, poi da Pina Carmirelli, finalmente dal 2008 esposto nel Museo degli Strumenti Musicali. Direi quindi che addirittura non è che poi parli in particolare in relazione all'epoca in cui è costruito, cioè non è solo il 6 o il 700, perché ha questa fierezza, questa grandezza di suono, questa possibilità. Il volume sullo Stradivari toscano costituisce la seconda uscita di una collana che è nata nel 2014 e che si chiama I tesori della lutteria italiana. Ogni singolo libro è dedicato a uno strumento della tradizione classica della liuteria italiana, e diciamo a strumenti di qualità eccezionale, non solo dal punto di vista dell'autore, della fattura, ma e soprattutto anche dal punto di vista della conservazione dell'esemplare stesso. Tra noi violinisti spesso diciamo sì, non lo uso molto spesso perché sai è delicato, oppure è fragile, anche se lo strumento non è rotto, ma è uno strumento del 1690, allora tendo a alternarlo. Sembra di una freschezza, come se fosse stato costruito due giorni fa. Tra l'altro lo stato di conservazione è tale per cui sembra anche veramente fatto due giorni fa. È sconvolgente. Naturalmente nel caso di Stradivari riveste un particolare interesse l'argomento della vernice, che per fortuna oggi può essere affrontato in maniera più scientifica e ovviamente anche aliena da quella che è stata tutta la mitologia ottocentesca e dell'inizio del Novecento su questo argomento. L'analisi delle vernici è stata effettuata in una collaborazione fra
la studiosa tedesca Brigitte Brandmeier e i laboratori Arvedi dell'Università di Pavia. Le tecniche di cui disponiamo qui all'interno del laboratorio sono sostanzialmente due. La prima è una tecnica di fluorescenza e raggi X. Praticamente noi colpiamo il violino attraverso un fascio di raggi X, questi raggi X interagiscono con gli elementi presenti sul violino e ci forniscono delle risposte consentendoci di individuare appunto gli atomi che compongono quella struttura. È possibile ottenere un'informazione pertinente agli elementi. Quindi tutti gli elementi, o perlomeno una larga parte degli elementi all'interno della tavola periodica. Questo tipo di informazione nell'ambito della diagnostica non invasiva è particolarmente interessante perché ci consente di ottenere delle informazioni particolari, puntuali, per il riconoscimento soprattutto dei pigmenti, quindi di tutte quelle fasi inorganiche, tendenzialmente inorganiche, presenti all'interno di una vernice, all'interno di una preparazione, eccetera, eccetera. Insieme a questa tecnica viene utilizzata la tecnica invece della spettrometria in riflessione all'infrarosso. Riflessione sempre perché non potendo toccare l'oggetto, noi dobbiamo ottenere un segnale che venga riflesso. Questa invece è una tecnica che lavora sui legami, quindi sulle interazioni con i legami e ci consente di ottenere informazioni sulle molecole. Quindi capire, ad esempio, se è presente un olio, se è presente una resina naturale o una struttura proteica, quindi una colla animale. E nel dettaglio, entrando ancora più nello specifico, si cerca di ricostruire una potenziale stratigrafia dello strumento dalle zone che sono più conservate alle zone che sono meno conservate in modo tale da avere informazioni sui materiali che compongono i vari layer, i vari strati. I mezzi di cui abbiamo potuto disporre in occasione di questa nuova ricerca ci hanno permesso di paragonare i reperti appunto conservati al Museo del Violino con la struttura del violino stesso in maniera molto più esatta e precisa di quanto non fosse possibile in precedenza. La tomografia, proprio grazie a questa elevatissima risoluzione, e permette poi di analizzare tutti i dettagli della costruzione interna con una precisione che finora non era possibile, dettagli che per fortuna su questo esemplare si sono conservati in una maniera pressoché identica rispetto a quella originale. Quindi vediamo ad esempio lo zucchetto superiore che normalmente è sempre sostituito negli strumenti classici, è ancora quello di origine e porta ancora i fori dei quattro chiodi con cui Stradivari aveva fissato il manico alla cassa, e poi apprezziamo proprio tutto il sistema costruttivo tipico cremonese con questa costruzione realizzata in salice su una forma interna in tutti i suoi dettagli più minuti, il modo in cui le controfasce sono inserite negli zocchetti in corrispondenza delle C, la forma la stessa delle controfasce e anche ad esempio delle rappresentazioni molto veritiere di quella che è l'etichetta dello strumento che non è mai stata né sollevata né spostata e quindi occupa ancora esattamente la posizione originale in cui Stradivari l'aveva posta. Thank you.
e un progetto che nasce anche con lo scopo, in un certo senso, di cambiare la percezione che gli appassionati e gli liutai hanno nei confronti della liuteria italiana stessa, una percezione che a nostro modo di vedere era troppo legata alla bidimensionalità dell'oggetto, ossia era un tipo di percezione che era più disegnativa e progettuale di quanto non fosse scultorea, in modo che anche il gusto del liutaio possa beneficiare di questo approccio e utilizzare questa base di partenza poi per la creazione di strumenti nuovi che necessariamente si dovranno anche discostare da quella che è la liuteria classica. Io condivido l'idea che questi sono pezzi di assoluta perfezione in un'epoca in cui c'è molta imperfezione. Cioè, questo è la bellezza pura dell'architettura e del suono. Nonostante questo, ci tengo sempre a dire una cosa, che la bellezza di questi strumenti non deve farci poi dimenticare che siamo in un'epoca della liuteria che è abbastanza d'oro anche questa, anche se ci fosse un po' una tendenza a valorizzare il lavoro che si fa oggi nel campo della liuteria sarebbe meraviglioso, perché ogni tanto tendiamo a voler quasi volontariamente demitizzare, no? E dire sì, però adesso basta con questo mito sempre continuo degli Stradivari, che poi se hai uno Stradivari si suona più facile o si suona meglio. Beh, devo dire che oggi insomma facciamo un passo indietro e diciamo che il mito esiste per delle ragioni ben precise, allora.